Grazie Presidente, velocemente ci tengo solo a ribadire le motivazioni, ma questo non tanto per me, quanto per lo sforzo veramente dell'amministrazione nel comprendere le finalità di questo progetto. E quindi ringrazio anche la direzione dell'Assemblea Capitolina che si è messa a disposizione di questa idea. L'idea era quella proprio di sancire sancire il principio, scusate, della trasversalità, così come sancito dalla Convenzione ONU. Quindi attraverso un supporto amministrativo che non sia direttamente in capo alle politiche sociali, ma appunto all'Assemblea Capitolina a cui di fatto fanno riferimento tutte le commissioni consiliari, dà proprio questa idea della disabilità incardinata non solo nelle politiche sociali, ma in tante altre competenze di Roma Capitale. Sappiamo come dobbiamo tener conto nei lavori pubblici, quindi nella costruzione ad esempio dei marciapiedi, delle scale, degli accessi alle metropolitane e così tante altre cose. Per quanto riguarda l'inclusione nelle scuole, l'aspetto culturale, la mobilità, ci sono veramente tanti e troppi temi su cui la disabilità comunque in cui bisogna tener conto della disabilità. Per cui ecco, avere questo ufficio in capo all'Assemblea Capitolina dà proprio questo imprinting. Ricordiamo che queste problematiche che il consigliere Filomeni sta mettendo sul tavolo di fatto non possono essere riferite ad un mero supporto amministrativo. Sarebbe, diciamo, più comprensibile in un ambito più tecnico, ma per un supporto che riguarda la verifica di adesioni, verbalizzazioni, eccetera, sicuramente può essere messo anche in capo ad un ufficio che non ha una stretta competenza con la disabilità. E di fatto, ecco, ci auspichiamo anche che questo ufficio magari in un futuro possa essere di supporto anche alle altre consulte cittadine che sono istituite e che magari verranno in seguito. Grazie.